Buongiorno, oggi inizio un altro vlog, non li sto facendo giornalmente, aspettate che abbasso le Olimpiadi, non li sto facendo proprio giornalmente ogni singolo giorno, però ogni tot lo faccio e oggi mi andava di farlo anche perché verso sera andiamo al centro commerciale di Arese, che per chi non è della Lombardia è un centro commerciale che è aperto ormai... non so se da un anno o da 6 mesi, comunque è aperto da poco, vicino a Milano, ed è un centro commerciale che ha la particolarità di essere il più grande d'Europa, se non sbaglio, il più grande, cioè quindi è enorme e ha ogni singolo negozio che voi possiate trovare in Italia, sono tutti raggruppati lì, e in più ci sono 2 negozi, se non sbaglio, che non potete trovare in Italia se non ad Arese. Uno, lo saprete tutti, è Primark, perché è il primo Primark aperto proprio lì ad Arese, e il secondo invece non è ancora aperto, e questa è una cosa che ho scoperto io, perché non l'ho sentito dire da nessuno, nessuno ne parla, forse perché non è tanto conosciuto questo negozio, però il negozio si chiama Bath and Body Works, chi è stato in America lo conosce, è un negozio che vende saponi, candele, prodotti per il corpo, tutte queste cose qua, e c'è solo in America, non c'è nemmeno in Inghilterra, c'è veramente solo in America, e il primo negozio in Europa aprirà ad Arese, quindi io l'ho già visto perché ci sono andata già una volta ad Arese, c'era già il negozio con fuori l'insegna, però non è ancora aperto Bath & Body Works, oggi ho controllato sul sito di Arese e c'è scritto che non è ancora aperto, dovrà aprire tra poco, quindi io speravo fosse aperto, ma mi sa proprio che non è ancora aperto questi capelli, quindi comunque ci andiamo perché mia sorella e mio papà non ci sono ancora stati e secondo me ne vale la pena di andarci perché è molto 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 bello, e chi è stato nei centri commerciali, quelli proprio belli, grandi, in Inghilterra e in America, quando entrate vi sembra veramente di essere non in Italia. Io non ho mai visto un centro commerciale così in Italia ed è veramente veramente bello, e anche i negozi sono molto comodi perché ci sono tutti, e anche se è grande sono abbastanza vicini, cioè è comodo, non ti stanca. Per Primark, se volete una mia recensione, essendo stata io a Primark in Inghilterra, a praticamente tutti i Primark di Londra, sono stata anche a Dublino, i Primark dell'estero sono molto più grandi, hanno molte più cose rispetto a quello di Arese. Quello di Arese ha solo un piano da donna e un piano da uomo, invece Primark a Londra ha 3 piani da donna, quindi è diverso, però diciamo che per chi non è mai andato all'estero e voleva vedere come Primark comprare lì, visto che i prezzi sono veramente bassi, sicuramente è una cosa positiva che ci sia anche qui in Italia, però non è, cioè per chi è stato all'estero dice ma questo non è Primark perché veramente all'estero sono enormi e lì invece appunto è solo un piano da donna, però comunque fa la sua figura, infatti c'ero andata e appunto ci sono andata solo una volta, sono andata con mia mamma e con la Laura e la Maddi, e questa volta appunto ci volevo tornare con mia sorella che è qui che sta giocando a The Sims e non vuole mai farsi vedere, cavolo, cioè guarda la mia situazione brufoli, ne è anche meno di me, e mio papà che non ci sono stati. Ma sono senza trucco. E io invece sono truccatissima. E poi stiamo lì anche a cenare. E cosa che vi voglio... Ah sì, e ci andiamo perché tra pochissimi giorni, ovvero lunedì, mia sorella e i miei genitori partono per le vacanze, vanno una settimana in Grecia al mare con i vari amici, mia sorella con la sua migliore amica, comunque vanno tutti insieme in Grecia. Quindi magari, non so, Mila, magari prendi un costume o una borsa mare, qualcosa, no? Cioè nel senso, andiamo anche perché siccome è vicino alla loro partenza magari gli serve qualcosa da portare. Esatto, dice mia sorella. Un po' di telimare. Un po', non uno, un po'. Sì. Bene. E siccome anche io sono in partenza, perché parto il 28 agosto, e non vi ho ancora detto dove, con la Laura e la Maddi, magari vedo se c'è qualcosa appunto anche per la mia partenza, che non è esattamente in spiaggia al mare, però mi servono delle cosine. Cosa daresti come indizio per scoprire in che città vado con la Laura e la Maddi? Perché ovviamente la Mila lo sa. Sì. La Mila c'è stata, possiamo dire, ci siamo state. Esatto. Sì, però non sono mai stata insieme c'è con la Laura e la Maddi. Uno splendido Luna Park in quella città. Ecco, questo è un indizio molto molto corposo per chi conosce quella zona del mondo, quella zona dell'Europa, vabbè dai, vi dico, è in Europa.
Perché se no nel mondo era un po' difficile, anche perché l'abbiamo prenotato veramente in questi giorni. Ieri abbiamo preso l'aereo, quindi veramente all'ultimo. Infatti l'aereo ci è costato un po', purtroppo, perché vabbè, è così quando si fa all'ultimo. Però sono felice perché andiamo per 5 giorni, 5 notti, insieme, da sole, faremo le nostre cose. Infatti stiamo guardando in giro su internet, su YouTube, cose da fare in quella città. E sono sicura che ci divertiremo un sacco. E quindi, sì, adesso è quasi ora di pranzo, quindi tra poco mangiamo. E io e mia sorella siamo fissate letteralmente con The Sims. E è andato via il segnale di Sky. Non facciamo altro che giocare a The Sims in questi giorni, vero? Anche perché oggi è un tempo autunnale. È nuvoloso, non fa tanto caldo. Così, molto insulsa come esatto. Giornata. È la giornata perfetta per andare al centro commerciale, neanche a farlo apposta. Però apro un po' la finestra perché io sinceramente un po' di caldo, un pochino inoino ce l'ho. Che schifo. Cosa c'è, Mila? C'è un sim tutto tipo tigrato. Un sim tigrato? Sì. Perché noi scarichiamo... Non posso andare dal dottore. Davvero? Perché noi scarichiamo i contenuti personalizzati. Basta cercare su Google The Sims 4 CC, ovvero Customized Content. E poi quello che volete, tipo clothes o make-up o lots, che sono le case. Quindi tutte queste cose qua. Bene, adesso ci mettiamo un po' a giocare. Abbiamo intrappolato Tokyo tra di noi. L'abbiamo chiuso. E adesso come fai? Per adesso è stand by. Come fai adesso? Come fai? Come fai? È felice di essere rinchiuso però. Bravo. Sta scodinzolando. Ecco, inizia a cercare i buchi. Non riesce. Amo. Cosa succede? Cosa succede? Secondo me gli piace stare un po' qua. Ah, Tokyo mi sta venendo. Ecco qui il pranzo, sono ravioli con erbette e pinoli. Basilico, pinoli, ops. E stiamo guardando le Olimpiadi. Buon appetito. È ora di prepararsi, quindi adesso mi vesto in modo più decente e soprattutto mi trucco un pochino. E poi si parte per Arese. Ok, make up fatto, come vedete la base è molto leggera perché si intravedono i miei bellissimi brufoli. Però non volevo fare niente ancora, è sporco, ok? Non volevo fare niente di troppo pesante perché appunto andiamo al centro commerciale e così, niente di che. Quindi questo è il mio trucco e sulle labbra ho Candy K di Kali Cosmetics che mi porto sempre in giro, nel senso che il prodotto che decido di mettere sulle labbra poi me lo porto sempre quando esco perché non si sa mai, in teoria quelli di Kylie rimangono veramente tantissimo, però non vorrei mai che appunto andasse via se dobbiamo mangiare. E comunque stavo controllando le, se avevo portato le cuffiette per sentire la musica. Bene, si può partire. Eccolo qua da fuori, che a me piace un sacco anche dall'esterno, è bellissimo, lo amo. Woohoo! Dobbiamo ricordarci, giallo 29 ingresso 3 per il parcheggio, l'abbiamo parcheggiato nel parcheggio giallo e loro ci mettono un sacco a scendere. Eccoci! Adesso posso truccare, posso filmarti? Sì, adesso sì, adesso sì. Oh. Guardate che cose carine! Mia sorella sta impazzendo. Cioè, no, però sono veramente bellissime. Mia sorella sta prendendo le cose per scuola da Tiger, ma sono bellissime. Cioè, non so se questo Tiger è molto grande, ci sono cose bellissime, ci sono in tutti, ma sono bellissime.
Allora, stavamo andando verso Primark e mi sono accorta che Bath & Body Works è aperto. Sul sito c'era scritto che non era ancora aperto, invece è aperto, adesso ci entro. E sono troppo emozionata, mi viene in mente Miami, oddio! Eccolo là. Per chi verrà ad Arese è vicino a questo bar. È davanti alla Disney Store. Cioè, opposto al Disney Store, c'è Bath & Body Works. Abbiamo fatto un mini acquisto e abbiamo chiesto alla cassiera e un po' di info, perché io mi ricordavo quando siamo andate in America, in questo negozio ci sono anche le famose ammucchine hand sanitizer, non so se avete presente, e le candele sono famosissime, solo che non ci sono ancora per ora, adesso ci sono solo prodotti corpo. Abbiamo chiesto e a settembre-ottobre arrivano anche le candele, le ammucchine, quindi noi siamo qua in autunno perché sono i prodotti più buoni sono proprio le candele e le ammucchine. Siamo da Primark! Entriamo. Mia sorella cerca la taglia ma si meraviglia che ci sia la 52 e non riesce a trovare la sua. Però è bella questa magliettina, mi piace. Trovata? No! Che palle! Fermatemi dal comprare altri pigiami da Primark, che dopo quelli di Harry Potter che ho ricevuto per il compleanno, cioè, me ne sono innamorata, quindi non vedo l'ora di arrivare nella parte dei pigiami. Potete per favore non fare più vestiti coi brillantini? Perché io e mia sorella, cioè, andiamo pazze, aiuto. E dopo le scarpe di Harry Potter posso dire di aver visto tutto nella vita, cioè, di Harry Potter. Shopping finito, questi sono gli acquisti. Sono molto soddisfatta, anche mia sorella, che in realtà non abbiamo comprato chissà che, però erano cose carine, quindi sono felice. E adesso stiamo andando a mangiare sempre qui al centro commerciale. E mio papà ha trovato un ristorante, guardando sulla mappa, che è sushi però solo di roll. E quindi vogliamo provarlo, adesso vediamo se è aperto, se c'è. Abbiamo trovato il posto, io ho preso il roll con il salmone e l'avocado ovviamente. Poi mi sono preso da un'altra parte lo smoothie, l'ho preso da questo posto qui, lo smoothie, fragola e banana. E poi abbiamo preso anche le patatine perché i roll sono un po' piccolini. E quindi abbiamo preso, dove le hai prese? Le Roadhouse. Le ha prese da Roadhouse. E quindi adesso ceniamo. Anche mia sorella ha preso lo smoothie. A che gusto? Frutti di bosco, mela e sugo d'arancia. Ok. Come trovi questa giornata di shopping? Cioè giornata. Molto bella. Io ho detto che abbiamo preso non tanto, però erano cose belle. Tipo questo. Ecco, lei l'ha presa alla fine. È il migliore. Sono straluminosa, non ho portato le salviettine, quelle che mattificano la faccia. Sono un po'... facciosa. Comunque adesso tra poco torniamo a casa, sono le 9 e la cena mi è piaciuta, molto buona, soprattutto lo smoothie, banana e fragola. Tornati a casa! E Tokyo ha già fatto il suo giretto in giardino. Tokyo! Eccolo qui. Tokyo! Cosa c'è? Oddio! E salta, ragazzi! Sì, il mio cane salta quando è felice. Comunque siamo tornati a casa, sono tipo le 10, quindi neanche tardi. E non voglio dirlo, ma lo dirò. Credo che mi metterò qua a giocare un pochino a The Sims. E prima mi strucco perché veramente... devo struccarmi, proprio sento la necessità di togliermi il trucco! Adesso vi faccio vedere che il mio cane salta quando dite andiamo. Andiamo! Tokyo! Tokyo! Andiamo! 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 E fa il secondo giro in giardino. Aggiornamento. Non so che ore siano, ma quello che so è che ora ci mettiamo a giocare a The Sims e non so quando finiremo di giocare. E siamo in camera di mia sorella, cioè mia sorella e Gaia, eccola qua. E ognuna
ognuna col suo computer, ognuna nella sua postazione con il suo The Sims e ognuna con la sua storia, però ogni tanto ci raccontiamo a vicenda quello che sta succedendo e vi faccio vedere i miei due personaggi e tra poco una mia Sim sta per avere un figlio. Lasciate stare il braccio che va dentro il divano, proprio niente. Praticamente questa è l'aliena e si chiama Astrid e questa sono io più o meno, nel senso che in realtà si chiama Chloe. L'ho creata con gli occhi azzurri e i capelli neri, però ovviamente è totalmente diversa e in questo momento lei è incinta. Ecco, vedete che la pancia si vede. Praticamente è incinta ed è rimasta incinta dell'aliena, quindi non ho idea di come uscirà il figlio. Sarà da scoprire più avanti. Però sì, questa è la coppia dell'anno, Astrid e Chloe. Quindi io vi mando la buonanotte, spero che anche il vlog di oggi vi sia piaciuto. E sto pensando magari di fare una haul di quello che ho comprato oggi oppure di parlarvi direttamente in un video back to school delle cose che ho preso, perché tante sono proprio dedicate alla scuola. Quindi noi vi mandiamo la buonanotte, anche loro che stanno parlando tutte delle robe di The Sims. Buonanotte! Volete dare anche voi la buonanotte? Buonanotte!